Non poteva esserci posto migliore che i quadri del molo di Ponente di Fano per presentare la 60ª festa del mare nella città della Fortuna. Che questa festa sia sentita dai cittadini e dalla marineria fanese è sotto gli occhi di tutti. Un programma, quello di quest'anno, ben nutrito nelle due giornate del 3 e 4 agosto. Si inizierà subito sabato 3 con l'inaugurazione della mostra dal titolo Il mare, il porto, il quartiere e le sue genti, curata dall'associazione Il Ridosso, nella chiesa di San Giuseppe al Porto alle ore 18, mentre alla sera, alle ore 21.15 e 22.30, sempre nella stessa location, la proiezione del docufilm Pescamare di Andrea Ludovichetti. Se mi trovassi davanti al Dio del mare, lo ringrazierei per avermi dato tutto e per essere qui oggi. Domenica 4 agosto invece spazio al momento della cerimonia, con la deposizione delle corone d'alloro alla statua della tempesta e al monumento dei caduti del mare, la Santa Messa presieduta dal Vescovo Armando Trasarti alle 9.30 e a concludere la consegna delle premiazioni ai Lupi di Mare, classe 1937. Subito dopo la consegna della bandiera blu da parte del delegato Fee Marche al sindaco di Fano, l'uscita a largo delle imbarcazioni da diporto con la toccante deposizione in mare della corona d'alloro a ricordo del pesante contributo di vite umane che il mare ha richiesto. È una festa che richiama delle vere tradizioni marinare, quindi che parla dei nostri uomini, delle nostre donne che lavorano oggi nella marineria, ma che hanno dato anche la propria vita in passato. Quindi sabato 3 e domenica 4 la festa del mare richiama veramente in modo forte le tradizioni della marineria, e cosa che noi dell'amministrazione comunale crediamo tanto. Quello della Festa del Mare di Fano è un appuntamento che unisce i momenti sacri, le tradizioni fanesi, il buon cibo e tanto divertimento, grazie alle band che allieteranno la serata e allo spettacolo pirotecnico finale che concluderà il fine settimana della manifestazione. Per quello che riguarda la parte ludica, quest'anno sarà particolarmente interessante perché insieme alla gastronomia ci saranno animazioni musicali, il sabato con i Vitamina C e la domenica con gli Obelisco Nero. Quindi al di là di questo ci sarà in finale 23.30 di domenica, ci sarà il classico spettacolo pirotecnico dove quest'anno abbiamo investito qualche risorsa in più rispetto agli altri anni e ci aspettiamo dei risultati che sarete voi in grado di giudicare. Vi invitiamo a partecipare numerosi.